Grazie consigliere, voleva replicare l'assessore Scolaro. Se devi schiacciare, devi prenotare. Sì, grazie presidente, proprio una veloce replica. Ma ricordo innanzitutto il consigliere Lava che noi, almeno da quando io sono assessore, quindi dal 2004-2005, ci fu un precedente di rinvio del bilancio nell'anno successivo alla chiusura, diciamo, di legge, cioè nel 2007, perché anche in quell'anno ci furono delle novità normative particolarmente pesanti e decidemmo con senso di responsabilità, e i risultati poi si videro, di rinviare nell'anno successivo. Anche quest'anno sottolineo che la scelta di rinviare è una scelta prettamente legata a quella che è la vita politica del nostro Paese. Noi abbiamo appena avuto un cambio di governo con la prospettiva, penso abbastanza concreta e ormai dichiarata, di alcune introduzioni normative che probabilmente dovranno avere una ricaduta nel nostro ente locale, e che in base alla, appunto, ricaduta di queste nuove introduzioni o vecchie riproposizioni, a dire si voglia, e mi riferisco a eventuale IMU o altre forme di ICI, dovrà condizionare la nostra predisposizione, la nostra proposta di bilancio. E quindi responsabile attendere che il governo si pronunci e vedere che cosa succederà. Benché io pensi che non ci siano grandi ripercussioni positive nell'attendere, ci siamo anche dati come maggioranza negli incontri che abbiamo già comunque avuto, appunto, la volontà di approfondire alcune tematiche, proprio perché per noi quest'anno, tra l'altro, risulta essere l'anno nel quale c'è un po' il giro di boa, cioè che si compie il metà del secondo mandato dell'amministrazione Accossato. Entrare nel merito, e quindi mi riferisco poi all'altra puntualizzazione del consigliere che richiede la possibilità di entrare nel merito delle scelte, e noi purtroppo, come dire, ci atteniamo a quella che ovviamente il comportamento è di prassi e di legge che regola la vita della maggioranza e dell'opposizione. Sono previste due commissioni che sono intervallate, diciamo, di qualche giorno. Sono previsti i termini di legge entro i quali consegnare il materiale, sono previsti inoltre gli emendamenti. Il fatto che ci siano delle regole certe è, come sempre, ma non sono io a insegnare niente a nessuno, e quindi anche termini per presentazioni di proposte, come dire, sono le garanzie per il funzionamento della democrazia. Confermo ovviamente che la cifra, i 35.000 euro, sono stati stralciati, quindi tolti dalla voce che si trova a pagina 7. Se avete un po' di attenzione lo vedete, poi con calma a chi me lo chiede posso dimostrarlo. Comunque il presidente ha notato, appunto, la variazione nella cifra iniziale, e confermo che la cifra è stata invece rimpiegata per la manutenzione straordinaria di edifici comunali, in quanto le richieste per appunto la manutenzione della viabilità e quindi del manto stradale è già stata ampiamente soddisfatta con la predisposizione già di quest'anno di notevoli cifre, proprio che vanno a soddisfare questo genere di impiego.
Io mi fermerei qua e lascerei eventualmente a qualche mio collega se vuole approfondire altri discorsi relativi all'impianto natatorio. Grazie. Grazie Assessore, chiedo se ci sono altri interventi. Allora, non vedo altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Sì, consigliere Bo. Grazie Presidente, noi ovviamente voteremo questa delibera e volevo semplicemente associare le considerazioni fatte dai colleghi in precedenza a quanto attinente. Noi siamo in un momento di estrema difficoltà per le risorse che vengono sempre meno dagli oneri complessivi che il nostro Comune riesce ad introitare. Riteniamo quindi importante ed opportuno fare molta attenzione complessivamente a quelle che sono le voci complessive di spesa. Era anche per collegarci, come ho detto prima, dai colleghi rispetto a quello stralcio. Ad oggi ritenevamo opportuno rimandare semplicemente l'operazione come tale, fare un uso più pregnante della cifra rispetto a problemi più urgenti. La progettualità per noi continua ad essere un elemento importante che deve in qualche maniera proseguire con quella che è la gestione quotidiana dell'ordinario, ed è su questo su cui ci siamo concentrati, ed è questo uno dei motivi che ci ha fatto ragionare e riflettere nell'andare ad impiegare quel denaro in qualche maniera fare questa richiesta rispetto a questo impianto. Null'altro se non rimarcare l'esigenza complessiva della totale attenzione rispetto ai nostri bilanci, poiché le difficoltà non solo sono dettate dal momento economico, ma sono dettate complessivamente anche da quelle che sono complessivamente anche le necessità finanziarie degli enti locali, che hanno sempre meno che hanno sempre meno capacità di introitare e in qualche maniera rispondere ai servizi e alla conservazione dei servizi. Grazie.